Sono stati presentati in conferenza stampa gli eventi, le manifestazioni e gli spettacoli organizzati dal Comune di Pavia per il periodo natalizio e per Capodanno. Il Broletto sembra essere la scatola magica dalla quale partono i vari eventi e spettacoli per Natale e Capodanno. Sì, allora anzitutto davvero un ringraziamento a tutti, insomma, i collaboratori del Comune che stanno lavorando per fare di Pavia una città viva per queste feste. Durante le feste è bene stare insieme, stare allegri e cercare di avere momenti di serenità e di divertimento, lo vedete anche dal mio abbigliamento odierno, è una cosa bella che vogliamo cercare di suscitare, però è anche una cosa molto seria, ecco, cercare di costruire le condizioni per la vitalità di una comunità anche in un momento in cui è più difficile fare attività culturali e ricreative, penso sia una cosa molto importante ed uno sforzo dal quale non dobbiamo tirarci indietro. E quindi davvero sono molto felice e orgoglioso del fatto che con l'aiuto di tanti settori cerchiamo di chiamare la cittadinanza a un momento così particolare dell'anno con tante proposte. Per quanto riguarda me e per quanto riguarda il settore cultura, sono particolarmente felice che un centro importante di questa proposta sarà Palazzo Broletto, perché è un luogo bellissimo, è un luogo su cui abbiamo investito, è un luogo che noi pensiamo sì come un centro culturale ma anche come un centro civico, e quindi a Natale cerchiamo di aprirlo ancora di più alla cittadinanza con una serie di iniziative, con delle installazioni che lo renderanno più bello e che potranno essere visitate, con un grande cine quiz sui più bei titoli di Natale che darà in palio un abbonamento al Teatro Volta, con altre attività e poi ovviamente anche con lo spettacolo di Capodanno che sarà un bel DJ set con Frida Mea, Alex Ullman dei Planet Funk, nel quale il Broletto, il loggiato del Broletto sarà il palco, magnifico palco da cui si esibiranno a favore della piazza i nostri disc jockey. Ecco, quindi davvero tante attività, un grande sforzo organizzativo, tanto anche il Castello Visconteo. Davvero vi suggerisco di visitare vivipavia.it perché lì trovate tutto. È davvero il nostro invito a tutti i pavesi è di incontrarci in questi luoghi magnifici per passare insieme dei momenti di serenità, con davvero tanti auguri di buone feste a tutti. Ecco, la novità di quest'anno per le celebrazioni di Natale e Capodanno a Pavia sarà il videomapping, ma esattamente di cosa si tratta? Si tratta di uno spettacolo di luci, suoni e colori che verranno proiettati per 3 giorni sulla facciata del Duomo, precisamente nelle giornate di 21, 22 e 23, quindi venerdì, sabato e domenica, prima del Natale. Per potersi godere questo spettacolo di luci è necessario che ci sia buio, per cui il primo spettacolo sarà alle ore 18, dura circa 10 minuti. E poi verrà riproiettato ogni 20 minuti fino alle ore 23. Sarà veramente una novità molto interessante, nella quale attraverso questo spettacolo di luci, suoni e colori noi racconteremo la nostra città, valorizzeremo il Duomo nell'anno in cui ricorre il 530esimo anniversario e nello stesso tempo racconteremo quanto è bella la città di Pavia. Questo a vantaggio appunto della valorizzazione della città e della valorizzazione del commercio. Noi speriamo infatti che questo spettacolo sia attrattivo non solo per i cittadini pavesi ma anche per eventuali turisti e perché no per le persone che abitano nella provincia e che magari approfitteranno di venire qui vedere lo spettacolo e fare qualche compera per i regali di Natale proprio nella nostra città. Spettacoli ed eventi per Natale e Capodanno non solo in centro ma anche nelle periferie. Certo, non dimentichiamo le periferie e il Cineteatro Volta, che come sapete è stato oggetto di un lavoro molto importante da parte della nostra amministrazione, è sede di una serie di iniziative che abbiamo pensato mirate principalmente ai bambini e alle famiglie. Quindi ci sarà il proseguimento della rassegna cinematografica il 23, che sta avendo moltissimo successo, di cui siamo veramente contenti. Una rassegna che non è solamente un'occasione per vedere un film, ma anche un'occasione per passare del tempo assieme.
insieme per fare un laboratorio creativo, per fare merenda, quindi per stare veramente insieme. E poi tre spettacoli teatrali durante le vacanze di Natale con la direzione artistica di Antonio Catalano e Casa degli Alfieri, che è appunto l'associazione che sta gestendo tutta la rassegna teatrale del Volta quest'anno. Anche in questo caso ci piacerebbe che fossero veramente eventi per tutta la famiglia, quindi c'è davvero l'occasione di andare a vedere dei piccoli gioielli di rappresentazione teatrale, sicuramente destinate ai bimbi, ma anche interessanti per i genitori, quindi un'occasione per passare dei bei pomeriggi assieme.